La compagnia Teatro Stabile Assai è stata fondata nel 1982 da Antonio Turco, responsabile delle attività culturali presso la casa di reclusione di Rebibbia. Si serve dell'attività teatrale come strumento di socializzazione e riadattamento. Di avere un padre come lui. Io ho cominciato a piangere la sua morte con lui accanto. La compagnia è formata da detenuti e da detenuti semiliberi che fruiscono di misure premiali oltre che da operatori carcerari e da musicisti professionisti. Nell'appoggio dei partiti di governo e un altro bene si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori. I testi degli spettacoli sono inediti, scritti con la collaborazione di tutti i detenuti. Nel 2009 la compagnia si è esibita anche alla Camera dei Deputati ed ha ricevuto anche il premio Massimo Troisi. E giovedì prossimo saranno Cera Inferiore all'Istituto Scolastico Galizia, dove presenterà il lavoro Il Lupo. Ormai sono 4 anni che facciamo rappresentare uno spettacolo da questi attori particolari. Sono reclusi del carcere di Rebibbia, alcuni sono ergastolani. È un modo per poterli tenere vivi nella società, perché persone che, alcuni di loro, hanno più di un ergastolo, non avrebbero altra possibilità di poter comunicare con l'esterno. In realtà è una compagnia molto particolare, la quale si impegna molto nel sociale. Anche quest'anno ha scelto un tema molto importante, sia sulla violenza di genere, sia contro questi fenomeni di razzismo o fenomeni che vanno contro quelli che le fasce più deboli. E attraverso questi spettacoli loro cercano anche una riabilitazione personale. È un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. E se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno. A trovare Frank Coppola, appena arrestato, e lo provoca. Signor Coppola...